Secondo le fonti ufficiali, in questi giorni di isolamento forzato, il tempo che trascorriamo quotidianamente sui social è aumentato del 70%. Certo, la tecnologia sta aiutando a restare connessi mentre aspettiamo di poterci riabbracciare, ma non possiamo abbassare la guardia. Essere continuamente davanti a smartphone, tablet o PC ci abitua a vivere in un mondo distratto, dove il passaggio continuo da una cosa all'altra diventa la normalità. E una volta che la nostra mente è abituata alla distrazione, la cerca di continuo, rendendoci meno capaci di concentrarci, di memorizzare e di comprendere e creare. Il mio invito è provare a eguagliare il tempo che trascorri in questi giorni navigando su internet a quello che trascorri sfogliando qualche pagina di un buon libro. D'altronde, la mancanza di tempo è una delle ragioni più comuni di cui si avvala chi non legge. Beh, ora il tempo non è più una scusa. Aspetta, ho sentito bene? Non sai cosa leggere e hai bisogno di un po' di ispirazione? Detto fatto, eccoti 5 libri pazzeschi che ti aiuteranno ad evolvere. Il dono del silenzio di Thich Nhat Hanh, per allenarti a vedere la bellezza in ogni situazione. Una cosa sola di Gary Keller, per imparare a liberarti di tutto ciò che è inutile. Il libro delle piccole rivoluzioni di Elsa Pansit, per riscoprire la magia dei piccoli gesti quotidiani. È un nuovo mondo di Toll per recuperare senso a questa vita quando un senso non ce l'ha. Il cambiamento di Viner Dierer per ricordare che il cambiamento non significa perdere la strada ma imboccarne una nuova. Buona pausa lettura e ricordati di farmi sapere cosa ne pensi di questi libri fantastici scrivendo un commento qui sotto. E se pensi che questo video possa essere utile a qualche tua amica, condividilo.